Bene, siamo giunti all'ultimo piatto forte dell'edizione di questa 13ª edizione di Chiasso Letteraria. Prima di presentarvi uno degli ospiti sicuramente più attesi, Jan Brocken, che abbiamo veramente l'onore di avere come finale, grande finale di Chiasso Letteraria, lasciatemi spendere due parole per tutte le persone che hanno lavorato per questo festival. Sono circa, si è detto, una settantina. Non posso fare tutti i nomi, ma in ogni caso Franco Ghielmetti devo proprio ringraziarlo, perché stiamo proprio in sintonia per lavorare tutto l'anno per questo festival. Nicoletta De Carli anche, e tutti gli altri, se no mi commuovo dopo Altro che Tabù, quindi lo capiscono. Allora, è solo un'informazione che forse non tutti sanno: se andate sul sito Chiasso Letteraria potete ritrovare tutte le conferenze e tutti gli incontri del festival di quest'anno, delle interviste in un blog e poi anche le fotografie, magari su alcune ci sarete su anche voi. Se non siete venuti perfetti, non reclamate, perché sono su. Comunque abbiamo dei bravissimi fotografi e quindi sicuramente sono venute bene. E poi anche la novità di quest'anno, delle videoclip fatte da Gioele, il giovane che è lì con la telecamera, che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Ringrazio di cuore veramente anche il Comune di Chiasso, che ci permette di fare in queste sale magnifiche il festival, il Canton Ticino, e tutti gli sponsor che sostengono Chiasso Letteraria. Bene, e adesso introduciamo l'ospite di questa sera, che è uno scrittore che da anni volevamo venire. Siamo veramente contenti, perché con Iperborea, la casa editrice che abbiamo la fortuna, che ha pubblicato praticamente le opere molto importanti dell'autore, quindi con loro collaboriamo benissimo, e quindi si fidano di noi e sanno che quando gli autori vengono sono accolti, nel senso, con affetto e anche con una grande attenzione del pubblico. E anche l'occasione per ringraziarvi, perché siete veramente un pubblico magnifico. Allora, ogni suo libro è veramente un gioiello. Qui abbiamo I Bagliori a San Pietroburgo, l'ultimo che sarà anche un po' al centro dell'incontro di oggi, Il Giardino dei Cosacchi, che tanti sicuramente hanno letto, Nella casa del pianista, e poi anche Anime Baltiche, che è un altro dei suoi capolavori. Quindi diamo il più cordiale benvenuto a Jan Brocken. A intervistarlo sarà Rossana Maspero, giornalista della Radio Televisione Svizzera e grande amica di Chiasso Letteraria, visto che ci conosciamo dagli inizi. E poi a tradurlo dal francese Marina Astrologo, la sempre bravissima Marina. Buon incontro e all'anno prossimo. Buonasera intanto. Jan Brocken, immagino, visto anche il folto pubblico, che oltre che essere uno degli scrittori più attesi della rassegna, sia anche uno scrittore da voi conosciuto, narratore, giornalista olandese, ma anche melomane, e non lo dico a caso, chi ha letto qualche libro tra i suoi sa perché lo dico, e anche grande viaggiatore dalla ricca bibliografia. Sono circa 30 le sue pubblicazioni, ed è un autore che nella sua scrittura mescola e ibrida i vari generi. Noi lo conosciamo in italiano per i 4 volumi che ha citato Marco Galli. Infatti, Nella casa del pianista racconta la vita e soprattutto l'amicizia che ha legato l'autore al giovane, talentuoso e anche problematico pianista russo Yuri Egorov, morto di AIDS. Anime Baltiche sono 12 ritratti di personaggi del mondo culturale e artistico mondiale tra Estonia, Lettonia e Lituania, legati in modo sotterraneo dalle loro origini baltiche naturalmente, ma non soltanto, anche dalle origini ebraiche per lo più. E poi c'è Il Giardino dei Cosacchi, che evoca una fase particolare di Fyodor Dostoevskij, quando, salvatosi all'ultimo dalla fucilazione, verrà poi mandato in Siberia nei campi di lavoro forzati, e soprattutto racconta sostanzialmente l'amicizia tra lo scrittore e il giovane barone Alexander von Wrangel. E poi, da ultimo, l'ultimo pubblicato, Bagliori di San Pietroburgo, inteso come crocevia di arte, storia e cultura, ma anche come struggente luogo dell'anima.
Dunque, la nostra chiacchierata, perché la nostra conoscenza in lingua italiana è limitata a questi quattro titoli, come dicevo invece le sue pubblicazioni sono davvero tante, si rifà per l'appunto a quello che noi possiamo leggere e conosciamo perché è stato tradotto in italiano, ma è una conoscenza parziale quella che noi abbiamo di lei, Jan Brocken, perché attraverso questi libri noi incontriamo il suo grande amore, il suo grande rapporto con la musica, forse come arte suprema, ma non soltanto, la sintonia con la letteratura e la cultura della grande Russia e la necessità, direi, del viaggio per raccogliere storie di uomini e di terre, testimoniando la pluralità della storia. Ma di fatto lei ha una produzione di gran lunga più ampia. Se non sbaglio ha esordito nei primi anni 80 e per esempio La provincia, se ho ben capito, era un libro autobiografico. Poi altre pubblicazioni raccontano di viaggi in Africa, in Venezuela. Allora le chiedo, noi abbiamo un'immagine parziale del suo mondo narrativo? In italiano, intendo? D'abord, je vais vous demander une excuse. Hier soir, il y avait un monsieur qui venait me voir. J'étais hier soir à Kiasso déjà. Et qui me disait, vous me coûtez très cher. Chaque fois que ma femme a lu un livre de vous, elle veut y aller. Et d'abord, donc, les pays baltes. Donc, on a fait les pays baltes. Ensuite, Saint-Pétersbourg. Et ensuite, elle voulait aller en Sibérie avec le livre de Dostoïevski, Il Giardino di Kazaki. Et maintenant, j'ai entendu quelque chose de terrible, que votre prochain livre qui sort en Italie est situé en Venezuela. Donc, je vous demande toutes mes excuses. C'est pas nécessaire d'aller dans tous ces pays quand vous avez lu mes livres. C'est la seule chose que je peux vous dire. Non so, ma io devo tradurre, capisco. Ma devo veramente tradurre il francese? Lo no, sì, un po'? Sì. Come prima cosa vi devo presentare le mie umili scuse. Perché ieri sera un signore di cui mi è venuto incontro e mi ha apostrofato dicendomi, guardi che lei mi sta costando veramente caro. Ogni volta che mia moglie legge uno dei suoi libri, poi mi propone di andare in uno dei nel paese in cui l'ho ambientato. Dunque, quando ha letto Anime Baltiche, si è trattato di un viaggio nei paesi baltici, poi lei ha scritto su San Pietroburgo e anche lì ha voluto andare. Il Giardino dei Cosacchi è ambientato in Siberia, perché Dostoevsky sta lì, e quindi voleva andare in Siberia, e adesso ho sentito dire, atterrito mi fa, che il prossimo libro, quello che sta scrivendo, il libro mi dovrà portare in Venezuela, se mia moglie lo legge è un disastro. Quindi vi faccio le mie scuse, ma vi dico anche che non occorre che ogni volta che mi leggete poi prendiate la valigia e andiate nei paesi dove ambiento i miei libri. Ma maintenant j'ai oublié votre question. Ah, però mi sono scordata la domanda. La domanda era sempre se noi attraverso questi quattro libri. Oui, parce que j'ai voyagé en Afrique, par exemple, et j'ai écrit quatre livres sur l'Afrique qui ne sont pas encore traduits en italien. J'ai écrit sur les îles Caraïbes. Ça va être traduit en italien, je sais. Et donc, l'Amérique latine. Donc, je suis un peu plus large que vous pensez peut-être en Italie maintenant. Mon prochain livre est un livre compliqué qui va sortir en hollandais et il se situe en Lituanie, en Russie, au Japon et ça finit à Shanghai. Ça va vraiment coûter cher, ça. Bene, allora noi è vero che avete una visione parziale, se così vogliamo dire, perché effettivamente i miei molteplici viaggi in Africa hanno poi dato luogo a ben quattro libri sull'Africa, ambientati in Africa, che non sono tradotti ancora in lingua italiana. Ho scritto dei Caraibi, perché anche in quelle isole sono vissuto, e però so che il libro che ne è venuto fuori sarà tradotto in italiano.
Il progetto di cui vi parlavo poc'anzi, a un certo punto mi ha condotto in America del Sud, insomma, è effettivamente il raggio d'azione dei miei viaggi e quindi dei miei scritti è un po' più ampio di quello che conoscete per il momento qui in Italia. Quanto poi al prossimo libro, qua veramente rasentiamo un po' la complessità più intricata, perché sta per uscire in neerlandese, sta per uscire in olandese, ed è un libro che vi porterebbe, qualora fosse tradotto, dalla Lituania alla Russia al Giappone per concludere in bellezza a Shanghai. Quel signore sta per affrontare delle spese molto molto elevate. Mais je pense que je suis surtout que ça a duré parce que j'ai commencé avec une forme de littérature qui était de combiner le fait réel, des histoires vraies, avec la forme de romans et de nouvelles. Et ça a pris un certain temps qu'on s'était habitué. Les lecteurs, en général, l'ont accepté plus vite que les critiques qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce qu'il est un écrivain de fiction ou il est un écrivain historien ou, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et je voulais donc développer une autre forme de littérature, une autre forme de faire des romans ou des nouvelles avec des histoires vraies, avec des personnages vrais. E penso soprattutto che varrebbe forse la pena di dire che a un certo punto della mia carriera ho cominciato a sperimentare una forma letteraria un po' particolare, che è una combinazione, diciamo, di favolistica e di storia vera, che assume poi come forma letteraria, strettamente parlando, quella del romanzo o del racconto lungo della novella. È diverso tempo oramai che mi dedico alla sperimentazione di questa forma letteraria, che peraltro devo dire è stata accettata molto più rapidamente di buon grado dai miei lettori che dai critici, i quali hanno, come dire, alzato un sopracciglio quando hanno visto le mie prime prove di questo genere e si sono chiesti, con tono polemico, ma questo qua che vuole fare? Vuole fare fiction? Vuole scrivere prosa? Vuole scrivere narrativa? O vuole fare storia? Perché effettivamente la storia e le storie hanno un posto molto importante in questo genere a cui ho dato vita. Ma tant'è, mi è venuta voglia di mettere a punto una forma letteraria che fosse un po' diversa e che, mantenendosi entro strutture ben note, quella del romanzo, quella della novella, si alimentasse anche di storie e di vicende di personaggi veri, realmente esistiti o esistenti. E questo la dice lunga, perché raccontando le vite di personaggi esistiti, che però attraverso la loro esistenza raccontano anche la storia, come si suole dire con la S maiuscola, però Jan Brocken ci racconta e ci mette a parte di molta parte di sé. Oui, mais sur une forme indirecte, pas directe. Bon, j'ai écrit une autobiographie en hollandais qui n'est pas traduite encore, mais je pense que le lecteur italien me comprenait très bien et sont allés avec moi dans une même forme de mélancolie. Je pense qu'il n'y a pas un pays où je suis mieux lu qu'en Italie. On comprend qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je suis donc ravi d'être ici en Italie parce que c'est le pays où on me comprend le mieux. Donc, on est au sud de la Suisse. Ah, on est en Suisse. Bon. Mais c'est juste que la nostra lingua è quella italiana e la nostra cultura viene da quella storia e tutto sommato credo che se è vero come è vero per gli scrittori e so che per Jan Brocken è altrettanto, la lingua è la nostra patria, beh, perché no? È vero che parlo molto anche di me nei miei lavori, ma sicuramente in forma indiretta, salvo per l'autobiografia vera e propria che ho scritto e che esiste attualmente disponibile ma in olandese, non è ancora tradotto in italiano.
Tuttavia sono in Svizzera italiana e so benissimo che i lettori italofoni sono quelli che mi comprendono meglio. Perché non c'è un altro paese dove i miei libri si leggano, si vendano tanto quanto, diciamo, nell'ambito linguistico italiano? E quindi ho capito che gli italiani sono fra tutti, gli italofoni, gli lettori di lingua italiana, sono fra tutti quelli che meglio mi capiscono e più, insomma, agevolmente hanno accettato questo mio modo di fare storia e storie. Un tema che io ho rintracciato più volte in modo molto evidente nella Casa del Pianista, raccontando la sua amicizia con Yuri Egorov e anche nel rapporto d'amicizia fra Wrangel e Dostoevskij, è per l'appunto il tema dell'amicizia, che mi sembra sia davvero interessante, perché si è creato un legame e anche quello è diventato un modo per raccontare non soltanto un rapporto, ma un universo. Oui, l'amitié est très 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 important dans mes livres, dans plusieurs livres, et c'est venu par le livre que j'ai écrit sur Yuri Egorov. On était amis, on était très amis. Yuri Egorov, grand pianiste russe qui a fui l'Union soviétique en 1976 et qui est venu à Amsterdam. Et là, on est devenus des amis, de grands amis. Malheureusement, sa vie était courte. Il est mort à l'âge de 33 ans, presque 34 ans. Et c'est par ça, peut-être, que j'ai vu comment cette amitié est importante. Il est mort d'une maladie terrible, qui est le sida. Et Yuri avait beaucoup d'amis. Il avait énorme. Quand il avait du succès mondial. Il avait du succès aux Pays-Bas, mais il donnait des concerts à Paris. Il donnait des concerts en Italie. Il donnait des concerts Carnegie Hall, New York, Tokyo, Osaka. Donc, et à ce moment-là, quand il était une star du piano, il avait plein d'amis. Chaque année, il donnait un recital à Amsterdam, dans la grande salle de concert à Amsterdam. Et après, il donnait une fête à Amsterdam. Bon, tout le monde qui voulait être vu à Amsterdam, qui était là à la fête, il avait des centaines d'amis. Et là, il est tombé malade. Et à la fin de sa vie, il avait bon, le nombre d'amis. On pouvait le compter sur ses deux doigts. Et j'étais à côté de lui sur son lit de maladie. J'étais à côté de lui. Je demandais, Yuri, ça te fâche pas? Ça te fâche pas? Et il me disait, oh non, Yanushka. Il m'appelait toujours Yanushka. Oh non. Il y a un proverbe russe qui dit, on a des bons amis pour le mauvais temps. E di mauvais amis pour les bons temps. Sì. L'amicizia veramente svolge un ruolo molto importante in molti dei miei libri, ma sicuramente questo ruolo se l'è conquistato a partire dal libro che ho scritto su Yuri Egorov, questo grande pianista russo fuggito dall'Unione Sovietica nel 77 e venuto a stabilirsi ad Amsterdam, dove io l'ho conosciuto e dove siamo diventati veramente molto, molto amici. Purtroppo Yuri ha avuto una vita breve, è morto che non aveva nemmeno 34 anni e credo che sia stato proprio questo che mi ha mostrato pienamente l'importanza dell'amicizia. E su questo lui mi ha insegnato qualche cosa. Perché Yuri a un certo punto si è ammalato di questa malattia terribile che è l'AIDS. Ora, è chiaro che un uomo di successo, un grande artista, un performer che si esibisce, lui aveva centinaia di amici, perché il suo successo era internazionale, era sulla bocca di tutti e dunque dava concerti ovviamente nei Paesi Bassi, ma a Parigi, in Italia, si è esibito alla Carnegie Hall di New York, è andato fino a Tokyo a suonare sul pianoforte. Insomma,
Era una star e dunque tanti amici, tanti conoscenti. Ogni anno dava un recital alla grande sala da concerti di Amsterdam e dopo faceva una festa dove chiunque avesse voglia di un po' di visibilità cercava di infilarsi, tutti ci andavano, centinaia di persone. Quando si è ammalato, Yuri è venuto perdendo tanti tanti amici, così che verso la fine della sua breve vita veramente si contavano sulle dita forse di due mani. Io che gli ero vicino sul suo letto di malattia e poi di morte, una volta gli ho chiesto: ma Yuri, ma non ti fa un po' arrabbiare questa cosa che così insomma pian piano gli amici si sono allontanati? E lui mi risponde con il nomignolo che mi aveva affibbiato: oh no Janushka, il proverbio russo parla chiaro, ci sono amici buoni per i tempi cattivi e amici cattivi per i tempi buoni. Eh sì, è proprio così. Uno degli aspetti che conquista noi lettori nella sua scrittura è una invidiabile, peraltro, capacità che lei ha di trasformare quelle che sono le informazioni, i dati reali, storici, contestuali, in narrazione, ma soprattutto un passo oltre, in una sorta di impasto emotivo, che è quello che ci raggiunge. E però ho anche pensato che non è un caso che in tutti i libri che noi abbiamo letto, e forse anche in quelli che non sono ancora tradotti, quelle che io chiamo le passeggiate nelle vite altrui che lei fa, ci racconta di vite di esiliati, di profughi, di transfughi. Lo è stato Yuri Egorov, lo è stato in quel frangente, in quegli anni, per Dostoevskij, lo è per quanto riguarda le 12 narrazioni delle anime baltiche. Insomma, che rapporto ha lei con questo? È una sorta di categoria dello spirito, mi viene da dire. Ça vient de mon autobiographie. Mes parents venaient d'Indonésie. Ils ont vécu très longtemps en Indonésie. Mes deux frères sont nés en Indonésie. Et malheureusement, moi, je ne suis pas né en Indonésie. J'étais le petit dernier et donc je n'avais pas de source étrangère. Je n'avais pas connu les tropiques et mes frères disaient « tu n'as même pas connu la guerre ». Donc j'étais vraiment en dehors. Ensuite, bon, quand mes parents sont revenus d'Indonésie, mon père était un spécialiste dans l'islam. Mais étrange comme ça semble maintenant, quand il est venu en 1948 aux Pays-Bas de retour, avec une grande connaissance de l'islam, on ne pouvait vraiment rien faire. Maintenant, ça aurait été différent, mais à ce moment-là, non. Donc, il est devenu pasteur protestant dans un petit village en Hollande. Et là, j'étais comme fils du pasteur, aussi quelqu'un qui était dehors de la société villageoise. Je n'étais pas quelqu'un qui était né dans le village, j'étais de l'importation. Et j'étais quelqu'un qui venait d'une famille intellectuelle et c'était un village avec des paysans. Donc j'étais là aussi un peu dehors, donc j'étais toujours été dehors. Donc par cette raison, peut-être je comprends mieux les réfugiés. Et j'ai surtout beaucoup de respect pour les réfugiés, comme Yuri Yegorov, qui il a fui de la Russie, il a quitté sa famille, il savait qu'il verra plus jamais ses parents et ses frères. C'est ce qu'il a réalisé, il ne les a plus jamais revus. Et il a fait une existence dans un autre pays, à Amsterdam. Ça, j'ai le plus grand respect pour des gens qui réussissent à faire ça. Donc, je pense que ça, dans tous mes livres, il y a un grand respect, parce qu'il y a, bien sûr, j'ai écrit une histoire sur
Mark Rothko, qui est né sous le nom Markus Roskowicz en Lettonie, qui est devenu le plus grand peintre de l'art abstrait aux États-Unis. C'était aussi un réfugié. J'ai écrit sur Hannah Arendt, le philosophe qui vient de Königsberg. Elle aussi, elle a dû fuir d'abord à Paris, ensuite à New York. Donc, il y a beaucoup de personnes dans mes livres qui ont dû commencer une autre vie. Et j'ai vu aussi le tragique de ça. E il mio interesse verso i profughi, i rifugiati, gli esiliati viene proprio dalla mia biografia, dalla mia storia personale. Mio padre è vissuto in Indonesia, cioè i miei genitori sono vissuti in Indonesia molto, molto a lungo, tanto che i miei due fratelli sono entrambi nati lì. E io, che sono l'ultimo, il piccolo, purtroppo no. Io sono nato nei Paesi Bassi. Quindi niente origini esotiche, non conoscevo i tropici e, come i miei fratelli una volta mi hanno riproverato, neanche la guerra conoscevo. Mio padre inoltre, oggi sembra bizzarro, ma insomma era un grande specialista, un grande conoscitore dell'Islam, e quando è tornato dall'Indonesia nei Paesi Bassi delle sue origini nel 48, con queste sue competenze e conoscenze non ci faceva assolutamente niente. Oggi sarebbe diverso, sospetto, uno che ha veramente delle conoscenze approfondite di Islam, insomma. E invece lui si è ridotto poi a fare il pastore protestante in questo piccolo villaggio dei Paesi Bassi. Allora fatevi conto, io vengo da una famiglia di intellettuali che si vengono a stabilire per i casi della vita in un piccolo villaggio rurale, sono il figlio del pastore. Non sono nato in quel villaggio, insomma. Ero un escluso, un esterno, un estraneo, forse addirittura un po' marginale, uno fuori, uno di altrove. E perciò ho la massima comprensione, il massimo rispetto per chi, come i rifugiati e quelli che emigrano, per chi è costretto a sradicarsi dalle proprie radici, come il mio amico Yuri Yegorov, che se ne fuggì dall'Unione Sovietica con tutta la famiglia sua, sapendo che mai più avrebbe rivisto genitori e fratelli, perché dunque riesce a sradicarsi dal conosciuto, dal noto, e a rifarsi una vita in un luogo ignoto. Quelli che ci riescono veramente godono di tutto quanto il mio rispetto. E così ce n'è un sacco di persone in questa condizione nei miei libri. Ho scritto su Mark Rothko, che è nato Mark Rothkowitz in Lettonia, ed è fuggito negli Stati Uniti, è diventato il più grande esponente dell'astrattismo statunitense, profugo, profughissimo. E così anche Hannah Arendt, la grande filosofa tedesca, ebrea, nata a Königsberg, fuggita di fronte all'avanzata dei nazisti, prima a Parigi e poi a New York. E così tante altre persone e personaggi che trovate nei miei libri, sono tutte persone che in qualche maniera hanno dovuto ricominciare da capo, sotto altri cieli, sotto altri orizzonti. Quindi hanno tutto il mio rispetto e io vedo e comprendo fino in fondo, credo, la tragicità della loro condizione. E tutte queste persone, quando hanno quitté leur pays, Yuri, per esempio, quando è venuto in Hollande, il voleva che parlare inglese. Il voulait plus du tout parler russe, il voulait pas manger russe, il voulait, par contre, il continuait de boire du vodka, ça oui. Mais pour le reste, non, Russie, c'était fini. Mais ensuite, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, il voulait que manger du blinis, il voulait que manger du caviar, il voulait que faire des choses russes, et de préférence, il avait des amis au moins qui avait un lien avec la Russie. Il est devenu ami avec moi parce que j'avais une grande connaissance de la poésie russe. C'était la raison principale. Le lien, oui. Donc, il devenait de plus en plus russe. On a vu ça aussi avec Rachmaninov dans les âmes baltes. Markus Roskowicz, Mark Rothko, quand il était à New York, 30 ans après qu'il était arrivé aux États-Unis, comme il avait 10 ans quand il est arrivé aux États-Unis, ses copains étaient que des gens qui venaient
de pays baltes ou de la Russie. Et il mangeait que dans de petits restaurants russes à New York. Et donc, c'est quelque chose horrible de quitter son pays. C'est quelque chose d'horrible de quitter sa langue. C'est quelque chose d'horrible de quitter ses traditions. Et c'est une tragédie. Et si on voit maintenant avec tous ces réfugiés, on ne se rend pas compte quelle grande tragédie c'est pour ces gens. Ils perdent tout leur lien avec là où ils sont nés. Et c'est quelque chose, c'est le grand drame de derniers 200 ans que c'est grand courant de réfugiés. Scusate. Où ça commence? Tutte queste persone, dunque, di cui ho scritto e che ho in gran parte conosciuto, penso ancora una volta a Yuri Yegorovich, che arriva in Olanda e di colpo si spoglia di tutta la sua russità e non si può più parlargli russo perché non vuole più, solo inglese, non si mangia più specialità russe, la vodka sì però, quella si beve, non si mangia. Pareva che avesse finito con la Russia. Dopo 2, 3, 4 anni, grande ribaltone, solo caviale Blinis, solo cose russe, letteratura russa, musica russa e amici soprattutto russi, ed è qua che è nata la nostra amicizia fra l'altro, perché noi ci siamo conosciuti sul terreno della poesia russa, di cui lui era grande conoscitore, ma anch'io la conoscevo bene, su quello ci siamo incontrati. Quindi, anzi, Yuri è tornato russo, è ridiventato russo sempre più. E così anche alcune delle personalità di cui parlo in Anime Balche, di nuovo torno a Mark Rothko, questo grande pittore americano, dopo 30 anni, dico, di vita negli Stati Uniti, per lo più frequentava soltanto russi, ma che dico, gente dei paesi baltici come lui, con cui andavano a mangiare nei ristorantini russi di New York. Tutto ciò per dire che io lo sento e lo so quanto è orribile dover lasciare il proprio paese e soprattutto quanto è orribile dover lasciare la propria lingua e le proprie tradizioni. Questa è una vera tragedia e oggigiorno che i flussi dei rifugiati, i flussi dei migranti sono così cresciuti, ben inteso non oggi, sono due secoli che assistiamo a crescersi di questi flussi, molta gente in Occidente non si rende conto di quale sia e quanto grande sia la tragedia di perdere i propri legami, le radici che ci tengono attaccate alla terra. Questo è veramente il grande, grande dramma del nostro tempo. E souvent se finì avec les drammes. Mark Rothko s'est suicidé à l'âge de 66 ans. Il était au top de son gloire. Il était vraiment connu mondialement et là il s'est suicidé. Romain Gary, que j'ai décrit dans Les âmes baltes, 66 ans aussi, s'est suicidé aussi. Il était mondialement connu comme écrivain, il avait tout obtenu, il avait marié la plus belle femme du monde, qu'est-ce qu'on veut plus? Et il s'est suicidé. Il y a beaucoup de drames dans l'immigration. Il y a beaucoup de drames. Spesso finisce in modo tragico la vicenda di queste persone, nonostante poi riescano a sradicarsi, gli rimane qualcosa dentro, è chiaro. Mark Rothko si è suicidato all'età di 70 anni in America, quando era al culmine della sua fama, e quando dico fama parlo di fama mondiale di questo pittore. Romain Gary, lo scrittore di cui anche potete leggere in Anime Baltiche, si è suicidato a 66 anni, quando aveva come scrittore, credo, ottenuto tutti i successi e tutti i riconoscimenti possibili, e in più aveva sposato la donna più bella del mondo, e che vuoi di più. E invece si è tolto la vita lui stesso. Dunque è qualche cosa che veramente sovente incontra un epilogo drammatico e bisogna tenerlo a mente questo. Immigrazione, stato di rifugiato, esilio, sono cose che ti sradicano.
Mais il y a aussi beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur aussi parce que, il y a, par exemple, il y avait une famille là qui venait de Saint-Pétersbourg et un fils qui s'appelle Jakob Gerzowicz qui était très musical, une famille juive. Le père venait donc de Saint-Pétersbourg, la mère venait de Vilnius, pauvre, venait aux États-Unis. Et le garçon, il était musical et il a amené toute la mélancolie des pays baltes et il est devenu le fameux George Gershwin. On dit maintenant le compositeur américain. Mais non, c'est un compositeur balte. Grande. Ma c'è anche tanta, tanta bellezza, tanta felicità, tanta fortuna. Queste persone spesso insomma, hanno delle storie di successo straordinarie. Un esempio per tutti, quel noto, quel grande compositore americano che nasce Jakob Gerzowicz, che viene da San Pietroburgo, che ha il padre di San Pietroburgo e la madre di Vilna, quindi baltico, famiglia ebraica, colta e conoscitore della musica, amante della musica fin dalla più tenera infanzia, che ha portato nella canzone, nella musica popolare in fondo degli Stati Uniti, tutta la malinconia dei paesi baltici sotto il nome di George Gershwin, che tutti dicono essere americano e invece no, da lassù viene. Quindi c'è la crudeltà della storia che ti costringe a rigenerarti, a cambiare, ma c'è anche la forza della lingua e l'importanza della lingua e di conseguenza il dolore del doverla abbandonare. C'è molto in Anime Baltiche questo, però in tutta la sua scrittura c'è anche un altro linguaggio che noi definiamo universale, va a sapere se è vero, ma comunque che è la musica. E per esempio la musica è stato il déclic dell'amicizia sua con Yuri Egorov. No, bien sûr, il caso intendo dire. Oui, oui. La musique était bien sûr très importante. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais journaliste et que je faisais un reportage sur lui. Mais ce qu'il a donné vraiment le déclic de notre amitié, c'était la poésie russe. Sì, intendevo il caso lei sentiva sotto le sue finestre suonare il piano andando ad un concerto, ha detto, è lui quello che sento tutti i giorni passando vicino a casa. Oui. J'habite dans la même rue, Amsterdam. J'habite sur le même canal, Amsterdam. Et lui, numéro 84, et moi 186. Donc il y avait 100 numéros entre nous. Et quand j'étais jeune, je marchais tout le matin avant que je commence d'écrire. Et je passais dans le quartier, moi aussi pour faire quelques commissions. Et je venais, et il y avait de la musique, piano. Très, très bien, très, très bien. Et un pianiste professionnel, c'était sûr. Et ça venait du troisième étage. Et je l'entendais surtout très bien durant cette période, le printemps, l'été, début de l'automne, parce que la fenêtre était un peu ouverte. Donc c'était Bach, c'était Chopin, c'était super bien. Donc chaque matin, j'écoutais un petit peu là. C'était bien pour commencer la journée. Et à un moment, j'étais à la salle de concert d'Amsterdam et il y avait un jeune pianiste réfugié de l'Union soviétique. Et Yuri Egorov s'était annoncé comme ça, qui allait jouer les 24 études de Chopin. Et il commençait de jouer et je savais, ah, ça c'est le pianiste de mon canal. No, la musica certo che ha un ruolo importantissimo e significa moltissimo per me, però la mia amicizia con Yuri nasce proprio dalla poesia russa e l'ho conosciuto per la prima volta quando facevo il giornalista e avevo deciso di fare un reportage proprio su di lui. Però la musica certo che ci ha unito e ci ha udito moltissimo e a questo proposito veramente vale la pena raccontare come io l'ho
preconosciuto prima di conoscerlo di persona. Cioè, abitavamo ad Amsterdam sulla stessa strada, anzi direi sullo stesso canale, e lui al numero 84, io al numero 186, quindi 100 civici di differenza. E tutti i giorni all'epoca, prima di mettermi a scrivere, al mattino mi facevo una bella passeggiata nel quartiere, forse sbrigavo qualche commissione, eccetera. E quando passavo sotto quel civico lì, ogni volta sentivo dal terzo piano provenire le note di un pianoforte, ma che pianoforte, cioè per me era chiaro che quello era un professionista, ero sicuro. Terzo piano, specialmente primavera, estate, all'inizio dell'autunno, quando si vive un po' con le finestre aperte, ogni volta sentivo il suono e c'era, ed era Bach, ed era Chopin. Cominciavo veramente bene la giornata, perché quello lì suonava veramente bene. Un giorno poi vado a un concerto a Amsterdam, grande sala dei concerti, si esibirà un giovane pianista profugo sovietico dal di nome Yuri Yegorov ed eseguirà i 24 studi di Chopin. Attacca e subito capisco, è il pianista del mio canale. Ma quando on perd tout, quand son pays est occupé par une force étrangère. Qu'est-ce qui reste? La langue et la culture, la musique. Ça, c'est la grande leçon que j'ai appris, parce que Jacques, nouveau livre, est une leçon pour moi. C'est la grande leçon que j'ai appris dans les pays baltes. Quand on a tout perdu, on a toujours sa langue, et il faut chérir sa langue, il faut être fier de sa langue. Et on a sa culture. Et ça, c'est dans le Pays Balte, c'était très, très impressionnant. Vous pouvez le voir encore sur YouTube. C'est 2 millions d'Estoniens, Lettoniens et Lituaniens qui étaient le 23 août 1989, il n'y a pas très longtemps quand même, et qui étaient main dans la main sur la Via Baltica, de Tallinn à Riga, de Riga à Vilnius, 650 kilomètres de long, qui chantent ensemble dans leur langue. Et ensuite, les Soviétiques ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'eux, ils ont vaincu ça. Et cette révolution chantante, qu'ils ont eu leur indépendance grâce à chanter dans leur langue. C'est une histoire formidable. Ça, c'est que la culture est à la fin toujours plus forte que la politique. Toujours. Il pianista del mio canale, come tutti gli altri di cui ho scritto, sono persone che hanno perso tutto. Pensate che cosa significa perdere tutto. Il tuo paese viene occupato da una forza straniera, che cosa mai ti resta? Ti resta la lingua e ti resta la cultura, nel caso di Yuri la musica e nel caso degli altri le altre arti, le altre discipline. Questa è veramente la grande lezione che ho tratto da tutto il lavoro che ho fatto per scrivere Anime Baltiche, ma è la lezione che mi viene confermata ogni volta che intraprendo la stesura di un nuovo libro. Questo è l'insegnamento. Hai perso tutto, ma hai sempre la tua lingua, hai sempre le tue tradizioni culturali, e dunque non devi far altro che averle care, coltivarle, andarne fiero. È impressionante la vicenda delle tre repubbliche baltiche, occupate militarmente, rimaste sotto dominio sovietico a lungo, e guardate che se andate su YouTube lo potete ancora, si vede ancora questo filmato, questo video. A un certo punto, il 23 d'agosto del 1989, abbiamo 2 milioni di estoni, lituani e lettoni che si prendono per mano e praticamente sfilano cantando nelle rispettive lingue vietate sotto il regime sovietico, coprendo 650 chilometri che collegano Tallinn a Riga a Vilna o Vilnius. A quel punto, e solo a quel punto, credo i sovietici hanno capito che avevano proprio chiuso. Quando queste tre popolazioni baltiche, represse nelle loro espressioni culturali, hanno fatto questo enorme corteo di milioni di persone, questo corteo canterino, ma nelle loro lingue. Quindi questa è la lezione da sapere. Qualsiasi cosa accada nella storia, alla fine la cultura la spunta sulla politica, perché è più forte.
E infatti nei suoi libri noi troviamo un tema che torna, che serpeggia, ma in modo neanche serpeggia, direi in modo molto palese e patente, e cioè il rapporto tra arte e potere, tra gli intellettuali e il potere, anche nel mondo sovietico. Come l'arte, la musica, la letteratura sono sempre stati massima espressione. E anche l'unico modo di dissentire. C'est la contrepartie, du pouvoir. Parce que les écrivains, ce sont les derniers qui sont indépendants, qui peuvent dire, écrire qu'est-ce qu'ils pensent. Et les gens de théâtre, idem dito, ils sont indépendants. Et cette indépendance, on est perdue partout dans le monde. Tout le monde, les politiciens parlent pour leur parti, pour leur lecteur. Ils ne sont pas libres. Ils ne racontent pas ce qu'ils pensent vraiment. Et ça, c'est le grand drame d'aujourd'hui. Mais dans les arts, on a une contrepartie. On a une contrepartie contre ce pouvoir. On peut le voir clairement en Russie. L'histoire de livre sur Saint-Pétersbourg que j'ai écrit, c'est 230 pages de contrepartie contre le pouvoir par des musiciens, de compositeurs, par Shostakovich, par de peintres, Malevitch, qui est allé sa voix, et bien sûr les poètes et les écrivains. Donc, je crois fermement dans le pouvoir de la culture. Je pense que vraiment la liberté, on le trouve dans les arts. On le trouve malheureusement pas toujours dans la politique. L'inquietudine e la libertà si trova nell'arte, e l'inquietudine dominava per molti versi anche l'arte, credo, da quello che ho capito nelle sue pagine di Yuri Egorov, ma lui era fuggito perché omosessuale e temeva per la sua vita sostanzialmente. E quindi lei ha scritto da una qualche parte nei suoi libri che non per caso in Russia l'arte è sempre stata tenuta in grande conto, anche perché era l'unico modo di esprimere una parte di sé, anche sotto il regime e con il rischio della strumentalizzazione della propaganda. Oui, oui, c'était la seule façon de s'exprimer librement. Donc, je dois dire que je vais dire quelque chose contre moi-même maintenant. C'est un peu à cause de mes livres, l'Union soviétique, ça c'est diabolique, et ici dans l'Occident, c'est comme ça. Non, c'est pas le cas, parce que Yuri Egorov, quand il est venu, il a fui l'Union soviétique parce que les homosexuels, c'est considéré comme un crime et comme une maladie. Donc, on risque 4 ans prison ferme dans un camp de rééducation en Sibérie. On est entouré par des criminels. Yuri craignait ça parce qu'il y avait des petits rumeurs à Moscou. Il trouvait des petites lettres dans ses poches. On le sait, uniquement ces mots, on le sait, qu'il était homosexuel. Et il avait peur que Sibérie, entre les criminels, il avait peur qu'on casse ses doigts. C'était quelque chose comme des danseurs qui étaient arrêtés pour cette raison, homosexualité, ils avaient peur de casser leurs jambes. Donc Yuri est fui vers la veste pour ça. Et donc il a trouvé la liberté à Amsterdam. Mais il fuyait aussi l'Union soviétique parce qu'il voulait avoir une liberté artistique. Une liberté totale, musicale, artistique. Quand il est venu dans l'Occident, en Europe, jusqu'à son grand étonnement, il y avait la loi du marché. Il ne pouvait pas, il voulait faire toutes les préludes de Debussy tout de suite. C'est une des premières choses, il voulait enregistrer. Et on disait, oui, mais ce n'est pas si populaire que Chopin. Commence avec Chopin.
Et ensuite, quand il avait fait finalement, mais c'était 12 ans plus tard, non, 11, 10 ans plus tard, quand il a fait Debussy, il voulait faire Ravel. Now, après Debussy, Ravel, c'est un petit peu trop. Ouais. Donc, retourne vers Chopin, parce que ça se vend mieux. Donc, il était, et il voulait faire surtout, il voulait enregistrer les sonates et le concert de Shostakovich. Et on lui disait, non, Shostakovich, c'était dans les années, début des années 80, il n'était pas très populaire encore dans l'Occident. Ils ont dit, non, non, Shostakovich, non. Donc, il n'avait pas la liberté totale ici non plus, parce qu'il y avait ces lois du marché. Et malheureusement, l'art est aussi dépendant de l'art du marché. È evidente che gli artisti e tutti gli intellettuali, io direi, in qualche maniera sono i primi a fare il controcanto al potere, i primi che si oppongono, che si contrappongono, i primi oppositori, i primi dissenzienti. E mi sembra che gli scrittori hanno certi vantaggi fra tutti gli artisti, riescono spesso a restare indipendenti fino all'ultimo, come anche la gente di teatro, ma non è così facile, e ci sono un sacco di paesi a tutt'oggi dove gli intellettuali, gli scrittori, gli artisti non sono liberi, non possono dire, scrivere, rappresentare ciò che pensano davvero. Ne ho scritto a lungo del ruolo che hanno avuto nell'Unione Sovietica i dissidenti, gli oppositori del regime che erano musicisti, un nome per tutti, Shostakovich o pittori, Malevich e ancora poeti e poetesse, scrittori e scrittrici. E io credo fermamente nel potere della cultura. Penso veramente che la libertà di espressione, la libertà tout court, direi quasi, si trova nell'arte, purtroppo. Molto di rado si trova nella politica. E dunque sì, è vero che l'arte sovente per le popolazioni oppresse è l'unica via, l'unica modalità, l'unico strumento di espressione libera. Ma insomma, ci sono anche altre limitazioni. È vero, come dici, che Yuri Yegorov è fuggito dall'Unione Sovietica perché era omosessuale e perché all'epoca in Unione Sovietica questa condizione era considerata al tempo stesso un reato e una malattia, e che si rischiava 4 anni di prigione e di finire dentro un bel campo di rieducazione in Siberia, circondato da delinquenti quelli veri, quelli che ti fanno la pelle. Ma Yuri aveva dei timori anche d'altro genere, perché a un certo punto lui mi ha raccontato che mentre era ancora a Mosca cominciò a trovarsi per le tasche certi bigliettini in cui dicevano lo sappiamo, dicendo lo sappiamo che sei gay. No, lui aveva proprio paura che se lo acciuffavano gli spaccassero le dita, perché le notizie comunque dai campi di siberiani arrivavano. Temeva che gli spezzassero le dita e che non avrebbe mai più potuto suonare il pianoforte, così come è successo a ballerini omosessuali che sono stati arrestati e sono finiti in quei luoghi di villeggiatura dove gli spezzavano le ossa delle gambe. Yuri dunque viene ad Amsterdam e lì trova la libertà, perché è fuggito anche per questo, per difendere la sua libertà artistica, e voleva una libertà totale, musicale, artistica, ma, e qui insomma veniamo alle dolenti note, scopre con suo grande stupore e meraviglia che in Occidente regna anche la legge del mercato. Cioè che c'è libertà, sì, però c'è la legge del mercato, e allora lui vorrebbe per esempio incidere i preludi di Debussy. Ma no, non sono tanto popolari, non sono così conosciuti, ma chi se li compra i dischi coi preludi di Debussy? Ma stai su Chopin che va meglio, 10 anni dopo non gli bastava più Debussy, vorrebbe fare Ravel. Eh no, è troppo, pure Ravel dopo Debussy, ma stai su Chopin che vende di più. Insomma, avete capito che cosa sto dicendo. Yuri arriva nel libero occidente a desiderare di registrare le sonate e i concerti di Shostakovich. Siamo ormai nei primi anni 80, pochissimi lo conoscevano in occidente Shostakovich, in Unione Sovietica, vabbè, lasciamo perdere.
Gli sono stati opposti un sacco di rifiuti, quindi la libertà totale in fondo, a guardar bene, non l'ha trovata nemmeno in Occidente, per via della legge o delle leggi del mercato, da cui malauguratamente anche noi artisti dipendiamo. La più bella storia sul pouvoir e la culture è nel libro su San Pietro. Maria Iudina. Vous connaissez cette histoire, Maria Iudina? J'avais écrit ça déjà il y a 25 ans. Et là, Yuri vivait encore. Et je l'avais écrit dans un hebdomadaire, cette histoire. Et à 3h la nuit, le téléphone sonne chez moi. Et Yuri avait lu cette histoire. Et il disait, c'est incroyable, ce courage de Maria Iudina, je n'aurais jamais eu. C'est l'histoire de... Staline écoutait la radio le soir, un concert en direct, Maria Iudina, pianiste, un concerto numéro 23 de Mozart. Staline était là, un peu fatigué du pouvoir et de toutes les exécutions. Et il était là dans son fauteuil. Oh, qu'est-ce que c'est une belle musique. Donc, quand il avait fini, il a téléphoné au directeur de radio. Est-ce qu'on a fait un enregistrement? Oui, 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 camarade Joseph. Oui, 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 on a fait un enregistrement. Mais ce n'était pas vrai. Ils n'avaient pas fait un enregistrement. Maria Iudina était partie déjà, le membre de l'orchestre était parti déjà. Et à 2h, 3h, il y a un téléphone qui sonne chez Maria Iudina, tu dois revenir tout de suite au studio et ensuite tous les membres de l'orchestre revenir. On doit faire un enregistrement pour Staline. Il a demandé. Le chef d'orchestre, on lui a demandé, le chef d'orchestre disait, oh non, non, je ne vais pas revenir parce que ça ne va pas être si bon que ce soir et ça me coûte ma tête. Donc il a refusé. Donc un autre chef d'orchestre, et ensuite ils ont fait un enregistrement à 7h le matin. Et donc à 11h, on pouvait le disque, on pouvait l'amener chez Staline, qui était très content et qui n'avait pas entendu la différence. Et ensuite, il a dit, va payer à Maria Iudina 25 000 roubles. Donc, elle recevait, moi, c'était énorme, c'était une somme énorme. Donc, elle recevait 25 000 roubles. Elle a écrit une lettre de retour. Cher camarade Joseph, je vous remercie du don de 25 000 roubles. J'ai le donné à l'église chez moi sur le coin de la rue pour le restaurer parce qu'il est dans un état pitoyable. Avec mes remerciements, Maria Iudina. Ça, c'est courage. En plus, par un juif. En plus, par un juif, dit ma traductrice. Oui. Et oui. La storia più bella, l'aneddoto più bello sul rapporto fra cultura e potere, visto che stiamo parlando di questo, lo trovate in questo libro e riguarda e ha al centro la grande pianista Maria Iudina. L'avevo già scritto 25 anni fa, questa vicenda, quando Yuri Yegorov era ancora vivo, ma l'avevo scritta per un settimanale, non era ancora un libro come è adesso. Una mattina alle 3, anzi una notte alle 3, mi squilla il telefono e lui... E Yuri, che ha letto questa storia, mi dice, ma che storia incredibile che ha raccontato, ma io un coraggio di questo genere non ce l'avrei mai avuto. Storia. Staline la sera, stanco per tutte le esecuzioni della giornata, al potere, si riposa in poltrona ascoltando la radio. Una sera c'è alla radio un concerto dal vivo, si esibisce questa Maria Iudina, pianista, che esegue il 23° concerto di Mozart.
Il dittatore ascolta, si commuove, ma che bello, ma come suona bene. Alla fine del concerto telefona direttamente al direttore della radio e dice: suppongo che abbiate fatto una registrazione del concerto di stasera. Sì, compagno Iosif Vissarionovic, certo. Invece non era vero, la registrazione non era stata fatta e non solo, Maria Iudina e tutti gli orchestrali già se n'erano andati a casa. E così anche il direttore d'orchestra. Ma il piccolo padre vuole una registrazione di Maria Iudina al pianoforte e quindi bisogna telefonare alla pianista e dire: guardi, deve tornare indietro e con lei tutti quanti gli orchestrali, perché Stalin, il capo supremo, vuole sentirvi ancora e quindi bisogna registrare il concerto di stasera. L'ha chiesto lui. Chiamano il direttore d'orchestra che aveva diretto il concerto dal vivo alla radio e lui dice: no, io non torno perché sono sicura che se torniamo a quest'ora di notte, dopo già un'esecuzione, suoneremo peggio e magari lui, che so, mi fa fucilare. Cambiano dunque, cercano un altro direttore e prendono tutti quanti, li scaraventano di nuovo nella sala da concerto, registrazione ore 7 antimeridiane, 11 antimeridiane, il disco è pronto e viene recato al dittatore, il quale è tutto contento perché tanto non si accorge che c'è una differenza fra una direzione e l'altra, ma Quisquilie, e decide magnanimamente di regalare 25.000 rubli, di compensare insomma Maria Iudina per il duplice sforzo con 25.000 rubli, una cifra enorme per una cittadina sovietica dell'epoca. Iudina riceve questo assegno, quel che l'è, e fa una bella letterina per Stalin dicendo: caro compagno Josip, grazie tante del dono munifico che ho trasferito alla chiesa che sta all'angolo di casa mia perché venga restaurata, perché si trova in uno stato pietoso. Un'ebrea in più. Questo è coraggio. Il y a beaucoup de femmes dans mes livres. Beaucoup de femmes, oui, beaucoup de femmes courageuses. Courageuses. Souvent plus courageuses que les hommes. Et nei miei libri, le donne coraggiose abbondano e sono spesso più coraggiose degli uomini. Per salutarci molto brevemente, e questa sarà la conclusione, dunque mi sembra di poter dire che nella sua storia di scrittore attraverso oltre 30 pubblicazioni, viaggiare per scrivere ma anche scrivere per viaggiare, in fondo alla fine potrebbe essere questo, persino in quello che è diventato un luogo dell'anima, cioè San Pietroburgo, raccontato nell'ultimo libro Bagliori a San Pietroburgo. In fondo è l'insieme di dove le vie incontrano gli scrittori e i personaggi a lei cari. Oui, 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 c'est sûr. Et je trouve aussi, bien sûr, dans ce livre aussi, un portrait de ma mère à travers un film que je me souvenais tout d'un coup. Oui, voyager, c'est pour moi trouver des histoires. Et je cherche tout le temps des histoires. Et c'est l'essence pour moi de voyager. C'est pas que je veux être dépaysé ou quelque chose comme ça. Je cherche pas l'exotique, je cherche des histoires qui sont universelles. Des histoires sur l'amitié, sur l'amour, sur la suppression, l'oppression. Des histoires sur le courage et aussi des histoires sur la lâcheté. Des histoires qui, à travers de décennies, nous racontent des vérités. Des histoires qui viennent de loin, mais qui nous touchent là où on habite, en Suisse, ou en Hollande, ou à Moscou. C'est vraiment... Je pense que dans le voyage, dans le dépaysement, on peut voir les choses plus claires, parce qu'on est étranger, parce qu'on a une certaine distance, des choses qu'on ne voit plus quand on vit tous les jours dans une ville ou dans un pays. L'étranger peut le voir peut-être plus vite, mais
pour ça, il doit s'intéresser profondément dans l'histoire du pays, dans la culture du pays, dans la tradition du pays. Et donc, c'est en même temps, c'est très difficile de trouver des histoires, parce que je cherche des histoires qui racontent quelque chose. Pas de, des anecdotes comme ça, mais des histoires qui racontent une essence de la vie. Un tout petit exemple encore pour terminer. Eisenstein, père et fils. Le père était architecte. Il a créé tout le quartier Jugendstil de Riga. Sergei Eisenstein, le fils, ça c'était Miguel Eisenstein, Sergei Eisenstein, le fils, était le fameux cinéaste qui a fait des films comme Octobre. C'est vraiment le visage de la révolution russe, c'était Eisenstein, fils. Le père était très pour le tsar. Le fils était très pour le rouge. En 1919-1920, le père s'engageait dans l'armée blanche et le fils s'engageait dans l'armée rouge. Père et fils se combattaient, vraiment, littérairement. Et ensuite, le fils, il déteste son père. Il déteste son père. Son père avait 40 paires de chaussures. Il avait une armoire pleine de chaussures et les plus belles chaussures possibles, toujours bien cirées. Et le fils trouvait ça vraiment, ça c'est la bourgeoisie, ça c'est la bourgeoisie, ces chaussures. Donc là, une fameuse scène d'un film de Sergei Eisenstein est la scène que Kerensky, le dernier premier ministre sous le tsar, descendait les escaliers du Parlement, du Douma. Et Eisenstein, dans son film Octobre, là, la révolution sonne dans les rues, et Kerensky, il descend les escaliers, et Eisenstein filme que ses chaussures, que les chaussures qui sont de Kerensky, qui sont super beaux chaussures, bien cirées. Kerensky était un peu un dandy, donc super bien ciré. Et durant 3 minutes, on voit que les chaussures. Ça, c'est l'histoire de la bourgeoisie. Et ça, je trouve, un détail comme ça, ça raconte beaucoup. Et en plus, quand je vous raconte pourquoi j'ai choisi ce détail, parce que mon grand-père était cordonnier, vous comprenez comment je travaille. Maintenant, on va voir si vous avez vraiment compris. Hein? Certo, anche qui, in questo libro qui, troverete qualcosa che mi tocca molto da vicino. Per esempio, troverete un ritratto di mia madre che mi è venuto di mettere in questo libro perché a un certo punto mi è venuta in mente lei mentre guardavo un certo film alla televisione una notte che stavo a San Pietroburgo. Facciamo passo indietro. Che cos'è il viaggio? Per me viaggio per trovare storie io e sono sempre in cerca di storie. Per me questo è il senso del viaggio, non è il volersi spaesare a tutti i costi, non è l'esotismo. Cerco delle storie che siano universali e che parlino a me e possano parlare a tutti, dunque storie di amicizia, d'amore, storie di repressione e di coraggio e qualche volta anche di vigliaccheria, storie che attraverso le minuzie della vita quotidiana delle singole persone ci raccontino una verità, storie che possano toccarci ovunque noi viviamo, nel Canton Ticino oppure nei Paesi Bassi o anche a Mosca, ovunque. Penso davvero che nel viaggio, in questo modo di spaesarsi,
abbiamo l'opportunità di vedere più chiaro, perché proprio perché stranieri, perché strani, perché veniamo da un altrove, perché abbiamo una distanza, vediamo molto più rapidamente cose che nel nostro paese ormai non notiamo più, se però a condizione di avere veramente un grande interesse per la storia, per la cultura, per le tradizioni del paese che stiamo visitando. Ora, a volte per uno che scrive come scrivo io è difficile, è molto difficile trovare le storie giuste, che non siano degli aneddoti da quattro soldi, delle storie che veramente ci raccontino cose di tutti i giorni, ma che ci facciano vedere dei punti, degli aspetti essenziali della vita. Ed ecco viene un esempio. Eisenstein padre e Eisenstein figlio. Il figlio, avete presente, Sergei Eisenstein, grande cineasta sovietico, comunista, famoso regista, autore di tanti film memorabili. Suo padre è stato un grande architetto, molto conosciuto, molto rispettato, che ha progettato tutti i quartieri Jugendstil di Riga, sempre ai paesi baltici torniamo, mentre Sergei Eisenstein è famoso per Ottobre, per la corazzata Potemkin, eccetera, veramente il volto della rivoluzione russa. Questo è il figlio, padre e figlio agli antipodi. Il padre è filo zarista e nel 19 si arruola nell'armata bianca. Il figlio è comunista e si arruola nell'Armata Rossa. Nasce tra di loro un conflitto all'ultimo sangue. Si detestano, e in modo particolare il figlio detesta il padre perché lui vede una sorta di epitome della borghesia nei suoi aspetti peggiori, in particolare perché il padre era fissato con le scarpe. Ne aveva perlomeno 40 paia e se le teneva tutte belle, pulite e lucidate in un armadio speciale addirittura. E per il figlio quello era proprio, come dire, l'incarnazione tangibile del borghese. In un film di Eisenstein c'è una scena in cui Kerensky è stato l'ultimo primo ministro dello zar, dopodiché rivoluzione e ciao Kerensky e ciao tutti, che scende Kerensky la scalinata della Duma, cioè del Parlamento. La rivoluzione è già lì che rumoreggia per le strade. Kerensky scende da solo dopo aver consegnato le sue dimissioni. Che cosa filma Eisenstein per 3 lunghi minuti, camera fissa sulle scarpe dell'ex primo ministro che se ne va? Kerensky era un elegantone, fra l'altro, scarpe belle, pulite e lucidate come quelle di suo padre. Dunque sono dettagli presi dalla vita di tutti i giorni che ci dicono molto, ci parlano di retroterra, ci parlano di emozioni profonde, ci parlano di storia. Perché ho scelto quella scena? Fra tutte, perché mio nonno faceva il calzolaio e quando io ero bambino adoravo starlo vedere mentre riparava le scarpe degli altri. E adesso avete capito come lavoro. E maintenant, voilà. Je vous demande. È proprio vero che i libri non cadono mai distanti dal loro autore. Grazie Jan Brocken per questa bella intervista, grazie anche a Rossana Mastro e a Marina Astrologo. In fondo ha toccato dei temi che abbiamo trovato anche in altri autori qui presenti, il valore della cultura come contropotere, come Dani Laferriere, come Buren Sotmetz, ciò che ci fa dire che quest'anno abbiamo proprio trovato gli autori giusti. Sicuramente si è fatto tanti nuovi lettori qui a Chiasso Letteraria, quindi speriamo di averla ospite in futuro. Per ultimo permettetemi di finire con un ultimo ringraziamento, una battuta: senza Chiasso saremmo solo lettere in aria. Grazie e all'anno prossimo. Thank you.